Si è spento questa mattina all'età di 80 anni il professor Carlo Cesare Perfetti, primario presso l'unità operativa di recupero rieducazione funzionale dell'ex ospedale di Schio dall'86 al 2001. Un pioniere, si sarebbe detto in passato, un innovatore si può affermare oggi senza timore di smentite. Toscano di nascita, terra in cui era tornato di recente dopo aver vissuto a Sant'Orso, è stato uno scienziato riconosciuto di fama internazionale nel campo della riabilitazione. A lui si deve l'elaborazione della teoria neurocognitiva, approccio originale al trattamento dei pazienti, in particolare cerebrolesi, in base al quale il recupero di un danno motorio passa attraverso l'attivazione dei processi cognitivi e il linguaggio del paziente. Il dottor Carlo Perfetti, persona di squisita intelligenza e punto di riferimento per tanti medici specialisti italiani, viene anche considerato uno dei padri della versione moderna di Villa Miari a Sant'Orso per la parte dedicata al centro studi di riabilitazione neurocognitiva, da lui fondata nel 2002, nato da una collaborazione tra l'ex ULS 4 Alto Vicentino e il comune di Sant'Orso. Qui è rimasto fino al 2009, quando solo alla soglia dei 70 anni aveva accettato di ritirarsi a vita privata, tornando in Toscana, complici alcuni problemi di salute che non risparmiano nemmeno i luminari della medicina. Questo centro, tuttora in piena funzione, è divenuto ben presto un punto di riferimento per tutti i riabilitatori neurocognitivi italiani. Il professor Perfetti ha tradotto in diverse lingue straniere, tanto da essere coniato il metodo Perfetti, seguendone l'approccio. A lui è intitolato non a caso il percorso di studi ideato per formare i docenti che portano avanti i principi della teoria neurocognitiva sviluppata nel corso degli anni di studio, pratica e insegnamento. A livello locale si legge in una nota: il reparto di recupero rieducazione funzionale dell'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso, guidata per 19 anni dal dottor Giuseppe Filippi, allievo storico del professore, da poco sostituito dalla dottoressa Francesca Rossetto, ha dato continuità alla pratica riabilitativa portando avanti lo stesso tipo di approccio a favore dei cittadini. La direzione ULS 7, conclude il testo diffuso, partecipa al lutto per la perdita del professor Perfetti e rivolge le proprie condoglianze alla famiglia.